rispetta, non chiediamo null'altro se non perché stiamo sui territori, a noi sindaci, ok, se ci date retta, sicuramente avete qualche vantaggio e ai cittadini. Le rimostranze dei cittadini legittime, beh, vanno, come dire, io mi chiedo come faremo, tanto lo so. Lo dicevo l'altra volta, ci hanno già provato con quel giochetto. Quando hanno fatto quel giochetto, vedete, non me la dimentico quella cosa là. Io non la dimentico quella cosa là. Cioè, hanno voluto strumentalizzare, ok, il bisogno della gente per cercare di mettere contro la gente al sindaco, perché il sindaco gliele stava cantando documenti alla mano. E allora hanno detto: sindaco, tu hai avuto i buoni spesa, dopo parliamo dei buoni spesa, perché ancora non li dai? Quando il sindaco aveva fatto tutto il giorno dopo, hai capito? Avete capito che hanno provato a fare quei pezzi di merda, perché io così li chiamo. Aggiungetelo questo nella querela che avete fatto, nella denuncia che avete fatto, in quello che cazzo avete fatto, che vi ho definiti in quel modo là. Ok, perché quello siete, perché chi agisce in quel modo là è quello, e poi sarei io quello là che deve essere indagato, perché ho detto fate attenzione, perché se provate a mettermi contro la gente, i fazzi pullman vi porto sotto le case vostre o a Montecito. Io sarei, poi ci vediamo, ma mettetevi in testa che non fate paura a nessuno. Voi e niente, siete la stessa cosa, voi e zero, siete la stessa cosa. Eravate zero prima di diventare onorevoli e senatori, e zero siete rimasti. Ancora parlo di messo in capo, che cosa? Eravate una nullità, avete vinto la lotteria, ripeto, senza manco comprare il biglietto. Oggi non avete sentito che non siete niente, nessuno.